Signori, badmi e benvenuti. Non fate caso a tutta la strage che ho fatto. Sì, perché prima di startare questo episodio bestemmiai tipo 16 volte e vi spiegherò anche perché. Allora, intanto vi aggiorno su quella che è la situazione qua nel nostro avamposto. Intanto c'è questa qui con le tettine molle. Aspetta che la buttiamo là sotto, poi gli diamo fuoco. Mamma mia, raga, mi attaccano ogni 2 secondi. Cioè, raga, ormai è una strage continua. Avevo la pistola perché ero in un punto, cioè messo, non mi devo fare delle frecce, perciò ho dovuto sprecare 2 proiettili, che però ci abbiamo, quindi tranquilli. Allora, la situazione è questa. Io ho passato l'inverno, 7 giorni che mi sono dedicato solo alle costruzioni per evitare di esplorare d'inverno, che fa cagare. Non so perché, però ancora il lago vicino a casa mia è congelato. E questo è un difetto, perché io mi sono fatto la casa sul lago proprio perché il lago è inaccessibile da loro, perché loro non nuotano, quindi di conseguenza muoiono. Ah, poi tra l'altro, vedi, queste qui sono le borsette di pelle che lasciano loro, che io sono full perché volevo aprirli con voi. Vediamo cosa trovo, li apriamo man mano. Attenzione, un'ostrica, monetine che sono sacre. Ne apriamo un'altra, vediamo cosa troviamo. Oh, medicinale, che tra l'altro uno mi prendo, tanto mi servono. Del filo, delle monete. E si trovano cose abbastanza utili. Minchia, sono full di roba, vaffanculo. Ora vi mostro più o meno cosa ho fatto. Allora, quindi qua c'è la solita torretta dove possiamo accedere al nostro villaggio. L'ho un pochino sistemata e l'ho fatta qua, che arrivi qui. Questo qui è una specie di protezione che ho voluto fare, essendo che il terreno è tutto un po'... Mamma mia, una strage. Essendo che il terreno è un po'... insomma, cazzo. E quindi spero che da qui non possano passare. Qui c'è una corda che mi permette di passare dall'altro lato. Vedete, faccio così e oppla, e sono da questo lato. Intorno a casa mia ho cercato di mettere quante più teste loro possibili. In questo modo cercherò di spaventarle, insomma, magari ci pensano 2 volte prima di attaccarmi, anche se mi stanno attaccando. Queste sono alcune trappole che devo comunque... Attenzione, cazzo fai? Salti degli Olimpiadi. Qua ho fatto altre cose, qua c'è un'altra entrata, eventualmente questa è solo un'entrata, non si può uscire da questo lato. Qua depositi di ossa che ho fatto, la tenda l'ho spostata qui, qua al solito c'ho le casette per gli uccelli, in modo che mi farmano piume. Questi sono 2 depositi di legna che ho fatto, giusto per non avere legna in giro a caso. Qua c'è un essiccatoio, un altro essiccatoio l'ho messo qui. Casa mia si entrava prima da qui, adesso non più, si entra da qua. Qua ho messo 2 torce, giusto per fare un po' di luce. Adesso si entra da qui, il dentro è un pochino più largo, ho allargato questa zona e questa zona. Mentre per andare al piano di sopra saliamo di qui, dove ho fatto un paio di armadi con tanto di decorazione e sedia, incredibile. E qua per adesso ci tengo i bengala, perché voglio essere sicuro che non mi fottono niente. Qua ho posato un po' di scorte di cibo, ma nulla di esagerato, perché voglio evitare che mi fottano qualcosa. Anche se però adesso io ho 2 cereali, scorte, altre scorte così, gliele metto. Spero soltanto che non mi rubino il mondo, perché sennò mi incazzo. Una volta c'era un falò, tanto tempo fa, che mi sa che dobbiamo rifare. Aspetta che una botta rifaccio. Qui c'era un ragno, avete visto? E faccio pure il falò, che lo farei io, non proprio da questo lato, perché ogni volta passo di qui e prendo fuoco. Magari lo faccio fin qui. Sti cazzi. Lo accendo, vedo se ho della carne, che non dovrei avere. Nell'ultimo episodio, comunque, se vi ricordate, abbiamo procurato un bel po' di roba. Abbiamo procurato... Allora, io mangio, perché tutta sta carne mi sta andando a male. Mangio questo pesce. No, mi sa che era pesce andato a male. Vaffanculo. Porca puttana, e se lo mangia pure, capito? Mamma mia, che schifo. Quindi per adesso l'avamposto è questo. Il ponte, stessa roba, mi hanno provato a distruggere il ponte 100.000 volte. A volte sono stato io stesso abbattendo gli alberi. Ma comunque un casino, raga, un casino. Quindi ho cercato di fare più difese possibile. Spero veramente di essere arrivato in un punto dove un minimo di pace posso vederla, perché veramente mi sono rotto il cazzo. E qui c'è uno scoiattolo morto, e vi giuro che io non sono stato. Quindi, ma sono scomparsi, volevo decapitarli. Vabbè.
In questo episodio andremo in esplorazione per cercare l'ascia o comunque qualcosa che sia più forte a livello di legna, per tagliare legna. Tutto questo perché non ce la stiamo facendo più, questa ascia di merda. Un'ascia troppo gnogna, ci tocca cercare. Qua per adesso lascio quelle risorse che avete visto, non voglio lasciare più di tanto perché ho paura che poi mi scassano casa e perdo tutto. Comunque siamo abbastanza difesi, raga, bisogna ammetterlo. Poi col tempo voglio fare una torretta di guardia lì e magari espandermi poi da qualche altra parte. Comunque io direi di partire e andare questa volta verso questa direzione, che noi siamo sempre scesi. Invece stavolta sarebbe curioso da vedere cosa c'è da questa direzione. Tra l'altro davanti a noi c'è una caverna, ma penso l'abbiamo già visitata. Eppure un ping, però davanti a noi da questo lato invece abbiamo un'altra ancora caverna. Però non so onestamente se ci siamo stati, sai, c'ho sti dubbi. Comunque io direi di andare lì e vedere. Oh, un accampamento indigeno, tanto ormai siamo in guerra, quindi sti cazzi, io prendo tutto. Ormai mi attaccano, raga, quasi a vista, non lo so, poi non lo so se come si comportano quando li incontro in giro. Per adesso io li ho sempre incontrati nel mio avamposto, quindi fondamentalmente mi sono difeso. Comunque guardate che schifo c'è qua dentro, raga. Quando lo apro c'è tipo, cazzo è, una poltiglia di budella. Comunque non penso che siamo passati da qui, eh. Non mi ricordo di essere passato in un ruscello e mi sa che qua ci chiudiamo pure. Perché non penso riusciremo a salire da questo lato. A meno che è venuto, sai quando ti viene proprio il colpo di genio. Vediamo se riesce il piano della vita, raga. Faccio tipo così. Ma il problema è che a meno che da qui riesco a salire. Bingo. Vuoi salire, porca di quella puttana? Altro devo vedere come sono messo a munizione. Allora abbiamo 15 per la stordente, 48 proiettili della pistola e 29 pallettoni. Cioè calcolando che un colpo di pompa uccide un indigeno, cioè tanta roba. Tra l'altro adesso se entriamo nella caverna, cioè con il pompa, per come siamo attrezzati ora, raga, è tutta un'altra storia. Oh, guarda, guarda come mi attaccano a vista, raga. Cambia arma, che due coglioni. Faccio la torcia per l'inverno. Poi mi attaccano a vista, raga. Ancora avanti, così arriviamo su questa caverna. Vediamo cosa c'è. Ce n'è un'altra più avanti, magari sono collegate. Oddio, pure un segnalatore a destra. Ci facciamo queste tre cose in questo episodio, raga. Così vediamo. Poi dipende, dipende quanto dura l'esplorazione della caverna qui. Mannaggia, ride. Merda, caso. Io mi ricordavo un punto dove c'era il macete, che era in spiaggia, però dovrei andare penso tutto dall'altro lato, in una zona comunque già vista. Semplicemente quando ci sono andato mi sono dimenticato di andarmi a prendere il macete, che non so se è più forte della mazza, però comunque era figo da avere. E poi lì vicino c'è pure il binario del fucile, quindi domani troviamo un accessorio del fucile, avremmo potuto mettere. Quindi se non prendiamo quel binario, in ogni caso possiamo anche trovare, non lo so, il lanciagranate sotto canna, non so manco se esiste, però non potremmo metterlo. Di tutto, cioè a livello di risorse, a livello di come ci stiamo giocando bene. Il fatto che comunque siamo in guerra con gli indigeni che ci attaccano un po' a vista, da una parte ci sta, raga, minchia, Dio mio, venivano ogni due secondi a casa, ci scassavano le cose, rubavano. Cioè se glielo facevo fare io perdevo solo tempo. Cazzo costruisco a fare se c'è qualcuno che ti distrugge le cose. Comunque siamo arrivati. Questa qui è la grotta e io decisamente non ci sono entrato. Abbiamo le batterie, abbiamo le armi, ragazzi, siamo a posto. Io andrei di pistola. Così evitiamo più o meno di fare cazzate. Mettiamo qua la torcia. Mettiamo pure la pistola. Doppia torcia. Aspetta, aspetta, che qua c'è roba. Stoffa e monete. Ecco, le monete ci vanno stracomodo. Oddio. Abbiamo cibo, stoffa, corde. Però qua non vedo niente più, a parte queste cassettine che sono comunque utili da prendere per via del materiale top che riescono a darci. Qua ce n'è un'altra. Stoffa. Stoffa, cibo in scatola. E qua c'è un cadavere con una Bibbia.
Vabbè, certo che fare un accampamento qui vicino vi garantisce una scorta di stoffa, varie cose, capito? Poi siete pure vicino a un lago, comunque è una bella zona, secondo me è più proprio una roba estetica sta roba. Io farei, intanto mangio della cacca, questa è andata male, questa la mangio, così almeno evitiamo di farla andare a male. E poi posso, vediamo quante monete ho, 8, ecco. Ne metto 5 e mi inizio a creare un'altra bomba artigianale. Cosa manca? Ma non ho niente. Bomba tempo. Manca niente. Cos'è? Non ho messo 5 monete. Qui lo c'è. No, l'orologio. Ah, sono full. No. Ah, la C4. Vaffanculo, non lo vedevo. Non ne posso fare altre perché mancano le monete. Minchia, qua sarebbe, raga, veramente fighissimo se spariamo una fune e la lasciamo qua. Questo è un posto su cui può valere la pena fare sta roba. Perché se scendiamo, poi il problema sarà comunque di nuovo risalire. Quindi se riesco, tiro una fune qua. Proviamo qui, che abbiamo una bella altezza. No, dove cazzo lo lancio? No. Perfetto, adesso ce la prende. Perfetto. E in questo modo. Ma come? Non abbiamo più corde? Ah, ok. Vedi, così almeno possiamo risalire tranquillamente. Mentre da, non lo so, anche da qui, se riusciamo, andiamo sotto. Su quell'albero lì. Che non mi fa sparare. Vabbè, lì a terra direttamente. Minchia, però. Non mi fa. No, no, no. Non mi fa buttare. È perché comunque io devo darglielo un minimo di altezza. Quindi magari mi metto qua. E se riesco, anche se non vedo un cazzo, penso di essere arrivato. Vediamo, non vedo un cazzo. Che Dio ce la manda buona. Ah, ok, dai, dai, ci sta. Ok, però abbiamo le due funi che ci permettono di salire, vedete? In questo modo. Poi adesso noi quando se usciamo dalla caverna, se usciamo insomma, dalla stessa parte da cui entriamo, con un po' di culo risaliamo qui, le due funi e siamo di nuovo in cima. Tanto le funi si trovano perché avendo la casa vicino allo spawn delle casse, lì te le fa trovare, per esempio. Vabbè, la grotta in teoria dovrebbe essere da qualche parte qua. Io devo recuperare la stamina. E la grotta sembra essere qua. Su questo laghetto. Quest'altra avventura. Speriamo che non è come quella, raga, che non faccio 12 km di strada solo per trovare una stanza e un paio di stoffa. Minchia, raga, mi sa che è uguale. Qua c'è tipo del muschio strano, comunque. Oh. Una poltrona al centro di una caverna con un cadavere. E l'unica cosa che c'è è monetine. Che per carità, schifo non mi fanno. Però sai com'è arrivare fino a qua. Per una monetina. Mi rompe i coglioni. Qua abbiamo del cibo in scatola che io per non sprecare piuttosto mi mangio. Del cibo in scatola, cos'è? Carne? Carne del cibo per gatti. Ah, in un boccone, così. E zazza, un minimo di rispetto. Prendiamo questo. Segnale non c'è. Minchia, raga, troppo a male però, vi devo dire la verità. Arrivare fino a qui, due caverne di fila. Solo così. Vabbè. Che ci dobbiamo fare? Allora, riapriamo la mappa, perché qua in zona, da questo lato, c'è il GPS. Pingato. Speriamo che almeno lei non è una truffa. Perché a noi serve proprio tantissimo trovare l'ascia. Cioè, senza l'ascia, raga, io mi sono rotto il culo un inverno nel gioco.
per fare quelle costruzioni che avete visto, che non sono nemmeno chissà che cosa, proprio perché non è semplice tagliare il legno. Hai rotto i coglioni. Che cazzo. Ti brucerei solo per farmi l'armatura. Il problema è che qua si sta buggando, mi accende il fuoco. Guarda, guarda. Speriamo soltanto che si sbaghi da solo, perché quello che mi sta appena succedendo è un bug dove praticamente io non posso né aprire l'inventario né fare niente. Come se è rimasto il personaggio lì buggato ad accendere il fuoco. Non potendo aprire l'inventario, io non posso nemmeno farmi un accampamento, salvare. Vediamo se magari facendo un'animazione sblocco la situazione. Ma queste che due coglioni, raga. Posso dormire solo se becco una tenda. Non posso manco prendere il GPS. Sono pure alla cieca. Cioè, capisci? Anche se volessi tornare a casa è un problema. Posso permettermi né di farmi ferire né di... Madonna. Sì, ma non si può fare una roba del genere. Non ha senso. Io ho bisogno di riavviare. Che cazzo faccio ora? Minchia, raga, questi li ho uccisi tutti, ma... Oh, mi si è sbaggato, santo Dio. Cioè, raga, madonna, ste cose non le possono fare. Non le possono fare, ste robe. Guarda, guarda come mi stanno attaccando tipo in 120. Allora, facciamo una roba, raga. Io ho seriamente bisogno di crearmi qua un accampamento, perché... Perché ci moriamo qua. Ci moriamo male, ho bisogno di salvare. C'è qualcuno, c'è qualcuno. Oddio, è pure quello grosso. Allora, vorrei provare a risparmiare la pistola, quindi andiamo di arco. Vediamo se evitiamo di attaccarlo, che cazzo succede? Eppure lui ha la maschera, minchia, sarei curioso di vedere che succede se mi prendo la maschera. Non so se ce la faccio. Sono la maschera, sono un fratello. Non ci credo. Ma che cazzo? Oddio, ma cosa sei tu? No, no, un paio di cazze. Quello si era fatto i suoi. Oddio. Oh, hai rotto i coglioni però. Minchia mira di merda. Che cazzo è? Dai, stai a terra, cacuccia. Affanculo. Mamma mia, raga. Mi servono ossa tipo... Come se non ci fosse un domani. Dai che ci facciamo un po' di armatura. Così è pure venuta notte. Dai, dai, ci sta che abbiamo fatto pure il riparo incredibile. Il motivo per cui abbiamo l'accendino rimane ancora un mistero, dato che avevo sbagliato la torcia. Oddio, ma quanti cannibali ci sono? Ma qua siamo in territorio ostilissimo, raga. Spero che dovrei eliminarle. Vi immaginate che uno vede tutta questa zona così aperta, no? Molto pianeggiante, perfetta per farci un villaggio. Vi rendete conto cosa minchia c'è nei dintorni qua? No, manco lontani da casa, che siamo stati tipo lì. Ma buongiorno! Ma lei come sta? Ma qua il buon vento. Aiu, aiu, coso caffè. Ehi, animale. Aspetta, troviamo un accordo. Ti tiro una freccia nel culo e tu mi lasci stare. Oddio, ma non ti fai un cazzo. Buon uomo. Adesso penso che un po' di male te lo fai. Aia, aia. Scusa. Levati dai coglioni. Oddio, questa è l'armatura. Se ne vada! Oh, guarda che mi esco la pistola io, eh. Sai che ti dico, eh? Ci sta. Ogni tanto... Aia! Oh, ma quanti minchia siete, raga? Tutta la famiglia! Ah, no, 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 no.
No, cazzo fa... No, no, perché ti mangi un polso? Perché ti mangi un polso? Comunque con una granata non vorrei dire, ma abbiamo quasi sfruttato tutto. Modo da bruciarli tutti questi. Se li brucio, io qua mi faccio il bordello delle ossa, mi faccio full armor. Minchia, raga, io sto lottando comunque con loro che mi guardano, che sono qui, ma ne ho uccisi tipo 150 di loro. Non so manco come ancora non hanno... continua a ucciderne, tra l'altro. Glieli brucio davanti. Tanto le corde le sto trovando praticamente qua. Sto usando quelle che trovo. Le ossa pure. Tutte risorse. Qui le trovo e qui le uso. Mille munizioni. Però ti do la pistola. Oddio, dove minchia sei andato? Oddio, spara. Aspetta, fatemi provare una cosa però. Aspetta, quanti colpi ho io? 41. Bisogna vedere. Aspetta. Se lei spara e io ho 40 colpi mi consuma i miei, di conseguenza non conviene, ma mi sembra una grande cazzata però se c'è sta cosa. Oh, e siamo full armor. Anche se adesso io con queste ossa me ne farei altre. Bene raga, abbiamo fatto una pausa necessaria. Necessaria in questo accampamento. Siamo a corto di corde adesso perché le abbiamo usate, però siamo full armor di ossa, quindi più forte di quella... Di quella inquietante. Sto vicino, ma buongiorno. Sono strani, hanno tipo un cappuccio in testa. C'è un paio di indigeni diversi. Oh. Ah, siamo ritornati su un posto simile a quello che avevamo trovato. Magari è pure questo, ma non lo so. Allora, aspetta che qua c'è del cibo in scatola, raga. Per non sprecarlo, al solito ci apriamo due scatolette. Oddio, ma che cazzo è quello lì? Il team di Maywatch. Come questi c'hanno tipo oddio cazzo è Matrix, questi c'hanno l'armatura inquietante. Oh, ma Dio mio, ma muori, questi non li ho mai uccisi. Buon Giorgio, e per adesso non sto vedendo un cazzo. Qua ci vuole una vita per Madonna. Attenzione, ok, posso entrare, posso entrare. Minchia raga, con calma, hai soltanto degli indigeni che ti inseguono, ma vai tranquillo. Attenzione, raga. Tralasciando il fatto che questi posti sono stra inquietanti, io andrei di pop. Che abbiamo trovato nello scorso episodio, perché non se lo fosse visto. Sono rimasto senza parole. No, vabbè, raga, ma è fantastico questa cosa. Sti cose. Sono troppi misteri. No, carne cruda, vaffanculo. Cereali. Ma bisogna molto guardarsi in giro per cercare di. Chiama, prendila sta mannai. Ah, un'altra stampante. Cos'è? Silenziatore! Dimmi che possiamo metterlo nella pistola. Ah, ce l'ho la pistola. Io ho questa pistola, ma dov'è il binario? Le cose, le ho perse. Ma io perché ho la pistola che l'ho data a quella? Partiamo da questo. Minchia, però silenziata. E possiamo fare le stesse cose qua. R, fiaschetta, maschera, rampini. Sì, sempre le stesse cose. Farei il tessuto tecnico, raga, che ci potrà servire per farci questa armatura tecnica. E ora non abbiamo più la torcia nella pistola. Oh, qua possiamo salvare, ma tu guarda. Letti proprio moderni. Oh. No. L'arco. E quindi lui aveva un arco che era una persona. E abbiamo incontrato gente uccisa con delle frecce di questo tipo. Frecce comunque moderne. Guarda qui, raga. Ok, raga, non ce la facciamo a fare più di questo. Abbiamo 5 pezzi di quel tessuto lì. Dato che altre cose non ci interessano, ma abbiamo trovato l'arco, raga.
L'arco, porca puttana, quanto vale questo? Poi sono dei bunker, penso, per gente miliardaria che, non lo so, studiava l'isola. Magari sono le stesse persone. Cioè, magari sono le stesse persone, appunto, che hanno pagato per i minatori per farli andare lì sulle grotte. E magari non sono stati loro a uccidere questi minatori, ma appunto questi indigeni dell'isola, questi mutanti, roba così. Se non sono stati loro tipo a crearli, magari questi mutanti qui li hanno visti, incontrati sulle caverne, motivo per cui sono morti. Di conseguenza è scoppiata una guerra tra loro e noi. Noi siamo dei militari, quindi potrebbe essere sempre che tramite una loro chiamata siamo arrivati qui in soccorso, diciamo. Diciamo che le cose potrebbero avere anche questo senso. Direi che per questo episodio comunque noi ci possiamo salutare, raga, abbiamo trovato l'arco. Tanta roba, raga, abbiamo trovato l'arco, bene o male. Ci sta come roba, abbiamo esplorato il bunker, abbiamo fatto una strage di indigeni. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove, sperando di andare in esplorazione, riusciamo a trovare qualcosina di interessante. Per le mie, alla prossima.